Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati. Nonostante il caldo africano, noi siamo qui al Museo Mille Miglia perché continua la stagione di motori. Siamo partiti un attimo in ritardo per i noti problemi che sapete. Adesso cerchiamo di recuperare. Non siamo veloci come Ale Scafi, protagonista della scorsa settimana, che ci aveva portato un altro Alex, però era Bacci, un pilota di Pietrasanta che debutterà a settembre nella NASCAR. Ci ha portato un altro giovane, un ragazzo simpaticissimo, Diego Di Fabio, di Pesaro, paese di Ario Costa, ex attuale presidente del Basket Pesaro, però questo il basket non c'entra niente, anzi no, può c'entrare, perché il basket è sport di intelligenti, come l'intelligenza ci vuole per guidare le vetture. Cambiamo dalle vetture United States, parliamo invece di qualcosa made in England, parliamo delle Mini, o sbaglio? Sì, Diego è il rappresentante nostro nella squadra corse, Angelo Caffi in questo caso, quindi ha già iniziato praticamente, ha già fatto la prima gara, ha preso parte alla prima gara al Mugello, e lui viene da una stagione già dello scorso anno dove ha vinto tra l'altro il campionato Light, quindi con le Cooper, con le Mini Cooper, quelle col cambio manuale, insomma un pochino meno potenziate. Quest'anno debutta con la nostra vettura, ha debuttato già la prima gara al Mugello nella categoria Pro, quindi con il massimo, diciamo, il top della categoria nel campionato, e si è ben distinto perché mi sembra che deve aver fatto un sesto posto in qualifica, se non sbaglio. Sì, e poi un quarto in gara 1, sfiorando e lottando diversi giri per già il primo podio, quindi direi che un esordio così è più che eclatante, se vogliamo. Tra l'altro, Diego, tu forse non lo sai, ma qua a Brescia hai degli estimatori, al di là degli amici Abate, che sono i tuoi preparatori della Cirenzi, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì. Grazie a loro che hanno preparato la Mini in un paio di settimane, trasformandola da Light a Pro, perché giustamente l'anno scorso era nella classe Light, e quest'anno è stata trasformata in Pro per affrontare la stagione 2020 al meglio. Come hai fatto a conoscere Ale? Diciamo un po' per caso, perché io ho provato la loro Light nell'inverno del 2017 a Cremona con a fianco Cristian Pescatori, e allora ci siamo conosciuti un po' per caso, perché giustamente era andato molto bene con la loro macchina, e purtroppo il primo anno non sono riuscito a correre perché non mi hanno dato la licenza perché ero troppo piccolo, e fortunatamente pesavi poco. Più o meno, diciamo che l'altezza è un po' troppo per la macchina, sono troppo alto, non ci sto. Tu sei del 2003. È una bella, ricordato di questo nome, Diego Di Fabio di Pesaro. Come ricordatevi, adesso abbiamo visto le macchine americane, le macchine inglesi, adesso parliamo di una concessionaria, anzi di un importatore, la Great Wall, di macchine cinesi. Servizio. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 228, siamo alla Isocar, con noi l'amministratore delegato Federico Daffi. Perché Isocar vuol dire Great Wall, ma di Great Wall ne sapete già, è la marca importatrice cinese in Italia, oltre 56 punti vendita, ma siamo qui a Brescia perché Brescia è il core business della Great Wall, e siamo a presentare la AVA. L'avete già vista qualche tempo fa. Il mondo va avanti, e anche va avanti l'evoluzione delle vetture. O sbaglio, Federico? No, giustissimo. In particolare siamo vicini a questa vettura che volevo dire qualcosa in più per quanto riguarda il marchio AVA. Il marchio AVA fa parte del gruppo Great Wall ed è il marchio con cui la Great Wall vende tutti i suoi SUV. Per cui è diventata numero uno di vendita in Cina di SUV e adesso vuole invadere il mondo. In particolare in Italia abbiamo cominciato a presentare questo modello, che si chiama H2, ed è un SUV medio da 4,25 m,
è un 1500 benzina con impianto GPL da 144 cavalli, quindi turbo benzina in più. Questa è una caratteristica molto, molto particolare che voglio sottolineare, che è un monofuel, vale a dire che ha, avendo un serbatoio di soli 15 litri di benzina, permette a questa vettura di essere omologata come monofuel e quindi vi permette di non pagare più la tassa di proprietà, quindi il bollo auto, per tutta la durata della vita della macchina. Quindi un incentivo molto importante, soprattutto in questo periodo di incentivi. A proposito di incentivi, ci sono due allestimenti, allestimento base e allestimento plus. Ci sono due allestimenti, c'è il modello Easy in particolare, che come dicevi tu è il modello base, ma per modo di dire, perché monta già un po' tutto di serie, compreso telecamera di retro, Apple CarPlay, quindi diciamo la vettura è abbastanza completa, un po' di tutto, già con i cerchi in lega da 18 pollici. E poi invece abbiamo la super accessoriata, che è la Premium, che monta anche sedili in pellet, tettuccio elettrico panoramico, sedili elettrici e cruise control, quindi super accessoriata. I prezzi sono veramente interessanti, perché partiamo dai 18.900 euro per la versione Easy ai 20.900 euro per la versione Premium, quindi a livello di qualità non abbiamo rivali. In più sfattiamo, ormai la gente lo sa, chi viene alla Great Wall ha sicuramente l'assistenza meccanica per la vettura. Beh, sì. In ogni circostanza sì, però in questo caso particolare a Brescia è la Isocar, che è 30 anni che ormai è sul territorio, conosciuta sul territorio, per cui abbiamo tutto il servizio, diciamo, post vendita per quanto riguarda sia la meccanica che la carrozzeria, quindi qui siete seguiti dall'inizio alla fine. Considerate che la vettura ha 3 anni di garanzia, tagliando ogni 15.000 km che potete fare tranquillamente qui, e veramente credetemi, queste vetture di problemi extra non ne hanno. Federico, noi siamo su piattaforma Sky Vero 228, quindi il nostro amico telespettatore dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, del Trentino, dalla Val d'Aosta si deve rivolgere ai punti vostri vendita. Assolutamente sì, potete rivolgervi, potete andare sul nostro sito tranquillamente, facilmente, greatwall.it, e potete vedere chi è il concessionario più vicino a voi e rivolgersi direttamente a lui, che, oppure scrivere direttamente a noi, che vi organizzeremo un test drive, perché abbiamo un ufficio apposito, per cui se voi ci scrivete e compilate il form sul nostro sito, vi organizzeremo un test drive presso un concessionario a voi più vicino. Vogliamo dire il sito? Il sito è greatwall.it. Bene, facilissimo, come essenziale nella filosofia dei cinesi. Adesso dalla parte statica con l'amico Mario andiamo a provarlo sul territorio bresciano, a vedere questo SUV dalle tante caratteristiche e dalla caratteristica principale, il prezzo, non ce n'è, è imbattibile, a tra poco. Un anno dopo il suo ingresso sul mercato italiano, Haval presenta il Model GR 2020, un SUV H2 sottoposto a un importante restyling, soprattutto dal punto di vista estetico e nelle dotazioni. Haval H2 è un SUV di segmento C, quello più difficile, dove si fanno i volumi maggiori, con una dotazione di eccellenza a rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Il 1500 turbo benzina a 144 cavalli, proposto sempre nella versione monofuel con impianto GPL, prodotto dall'azienda italiana BRC, specializzata nel settore a livello mondiale. La gamma Haval H2 proposta al pubblico prevede sempre due versioni, con alcune differenze negli allestimenti rispetto alla prima, vale a dire la versione Easy con allestimento standard, che offre già una buona dotazione di base per un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso, e la versione Premium, quella full option, offerta ad un prezzo ugualmente molto interessante rispetto alla concorrenza. Nell'Haval H2 Premium dispone di serie tetto apribile, panoramico, Apple CarPlay, fari anteriori LED, interni in pelle, sedili elettrici, cruise control, cerchi in lega, 18 pollici, clima automatico, 3 anni di garanzia o 100.000 km. I veicoli a GPL consentono una significativa riduzione delle emissioni inquinanti rispetto a quelli alimentati con i carburanti tradizionali, senza penalizzare le prestazioni e il piacere di guida. Il GPL, gas di petrolio liquefatto, è un combustibile pulito, versatile e sicuro ed è impiegato in autotrazione come carburante senza aggiunta di additivi tossici contenuti invece nella benzina, quali il benzene o il piombo. Il GPL genera bassi livelli di polvere sottili e ossidi di azoto, le emissioni di CO2 si abbassano di circa il 10%. Acquistando una vettura monofuel si ha diritto a un importante sgravio sulla tassa di proprietà, bollo auto.
In particolare, se l'acquirente è residente in Piemonte o in Lombardia, la vettura ha l'esenzione totale dalla tassa di proprietà per tutta la vita della vettura stessa. Il motore ad alta efficienza è il 1497 turbo 16 valvole con alimentazione GPL Euro 6 Temp ESVAR-ISC, in grado di erogare 106 kW e 144 cavalli a 5600 giri minuto, con una coppia di 206 N a 2600 giri minuto. Tecnologicamente avanzato e a basso consumo energetico, vanta eccellenti prestazioni sportive e rilevanti risparmi del carburante. Il cambio è manuale a 6 rapporti, la trazione è anteriore. Le linee del modello Haval H2 fanno in modo che il design favorisca un'abitabilità eccezionale e assicuri la piena comodità a 5 persone a bordo. L'interno accogliente e la ricca dotazione permettono di vivere l'auto e sfruttare lo spazio a bordo nei migliori dei modi. Sono 6 colori disponibili per la carrozzeria. Il SUV Haval H2 è equipaggiato con avanzati dispositivi di sicurezza, sia attiva che passiva. È dotato di sensori di parcheggio e telecamera posteriore. Per quanto riguarda le sospensioni Haval H2, adotta un sistema a ruote indipendenti tipo MacPherson all'anteriore e quello a ruote dipendente Multilink al posteriore, in modo che la vettura possa affrontare qualsiasi tipo di terreno accidentato in condizioni difficili. Questa soluzione garantisce stabilità al veicolo e allo stesso tempo una maggior comfort di bordo. Il marchio Haval fa parte del gruppo Great Wall Motor, fondato nel 1984. Si tratta della più grande azienda automobilistica privata cinese, la prima a voler esportare i propri modelli in Italia con un modello business, professionale e ben strutturato. La produzione Great Wall è basata al 70% su veicoli commerciali e fuoristrada. In Italia i modelli Haval e Great Wall sono importati e distribuiti da Euroasia Motor Company e fanno a capo l'amministratore delegato Federico Daffi. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 optional per sceglierla, un anno per decidere. Mini Cooper Countryman Baker Street Edition. Con Y-Buy Flex tu a €140 al mese. TAN 1,99, TAEG 3,49. E dopo un anno decidi se rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Da subito e solo fino al 31 luglio incentivi mini su tutta la gamma, anche senza rottamazione. Ale, abbiamo visto che il minimo multiplo è piloti giovani, veloci, ma dove li vai a prendere?
Ma allora, per quanto riguarda il caso di Diego, è stata una segnalazione del buon Cristian Pescatori, col quale anche collaboriamo spesso e volentieri. Insomma, sai, Cristian è un grande conoscitore e scopritore di talenti e ci aveva segnalato appunto questo ragazzino che all'epoca aveva 15 anni e andava già molto forte. E poi, cosa dire, il concetto per il quale è nata la squadra corse Angelo Caffi, che è intitolata appunto a mio babbo, al nostro babbo, in questo caso, visto che fanno parte tutta la famiglia, diciamo, A fine anno, oppure all'inizio dell'anno, c'è stata una trasformazione che poi andremo a presentare. Entro fine anno ci sarà un cambiamento di e presidente. E la nuova presidente. Esatto. E quindi il concetto per il quale è nata questa squadra è quello sempre stato non di andare come tante scuderie, ma poi questa non è una critica, perché ognuno giustamente segue quello che meglio crede. Noi sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di creare una scuderia dove ci fossero dei veri appassionati innanzitutto, tant'è vero che la maggior parte dei nostri di quelli che ci seguono e di iscritti anche sono soprattutto appassionati di gare in salita, quindi di cronoscalate, che è un po' l'essenza vera e il nocciolo, insomma, della passione vera dell'automobilismo. Ma soprattutto quello che ci siamo dati come obiettivo, quello di non seguire i grandi campioni magari già fermati, cercando di portarli nella nostra scuderia per dare blasone, diciamo, alla stessa, ma piuttosto di puntare su ragazzi giovani, sconosciuti naturalmente, perché magari al debutto, alle prime armi o quant'altro, e cercare di aiutare loro e portarli magari a crearsi e ad avere un futuro nel nostro mondo, nel mondo del motorsport. Ecco, quindi ecco il perché di questi piloti che rappresentano i due principali, come ho sempre detto, rappresentano le due entità, ovvero l'Alex Caffi Motorsport per la NASCAR, appunto con Alex Bacci, anche lui 17enne, e con la squadra corse Angelo Caffi invece con la Mini Cooper, con Diego, anche lui 17enne altrettanto anche lui. Quindi insomma due 17enni che vanno anche molto forte, direi, insomma, abbiamo fatto l'emplane, ecco, se vogliamo. Poi l'unico magari rammarico è quello di non essere riuscito ancora ad aver avuto un pilota bresciano, giovane e veloce, però insomma fino ad oggi, perché tu sei fuori categoria naturalmente, però diciamo che la speranza c'è sempre e vediamo, insomma, di riuscire magari un giorno a crescerne uno magari meritevole. Come mai Alex nella NASCAR e lui nella Mini? Non potevi fare tutti e due nella NASCAR? Ma no, allora Diego ha iniziato con le Mini, ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi diciamo che questo è il proseguio più naturale. Alex invece viene da un altro team, aveva già fatto un esordio in NASCAR lo scorso anno in un'altra categoria, e quindi quest'anno debutta con noi, diciamo, nell'Elite 2, sai che ci sono le varie categorie Pro, AM e così via, anche lì. E quindi tutte e due quindi hanno già comunque un bagaglio, diciamo, di almeno un anno di esperienza nelle rispettive categorie, ed è stato più giusto secondo me, ecco, rispettare questa continuità. Poi dopo, andando avanti, si vedrà, insomma, non è detto che magari facciano anche, esatto, fine stagione. Ti appassiona la NASCAR, Diego? Sì, molto bello, soprattutto è una macchina un po' vecchio stile, un po' come piacciono a me, manuali, punto tacco. Caffi dice che sono macchine ignoranti. Sono macchine vere. Diciamo, dove fa la vera differenza il pilota, lì fondamentalmente sono tutti uguali. Tra di voi, piloti delle Mini, sportellate o siete gente? Sono all'ordine del giorno, diciamo che è tipo un NASCAR, però da noi ci sono le regole, diciamo, dei limiti, però comunque le sportellate ci sono sempre e comunque. Diciamo non ci si risparmia mai. Dove correte? Quali sono i circuiti? Tutti quelli italiani: Mugello, Misano, Imola, Vallelunga e Monza. Bene, sapete che nella nostra squadra siamo un po' come Caffi. Noi, a differenza dei piloti, scegliamo le colleghe giornaliste. Parliamo di Silvia Terraneo, che è andata a provare la Volvo, la nuova Volvo V60. Servizio. Una nuova prova. Lei già la conoscete, guardatela bene. Ma questa volta ha qualcosa in più, il cavo. Volvo V60 T6 4WD Plug-in Hybrid.
doppio motore, un benzina e un elettrico. Forse si fa ancora confusione, ma voglio mettere chiarezza. La plug-in hybrid può viaggiare sia in elettrico che benzina. Una modalità di guida che si adatta a ogni occasione, dalla power a quella completamente elettrica pur, sino alla modalità hybrid che alterna le altre due. Abbiamo spaziato per voi una fuga fuori confini. Italia, Svizzera, Olanda, Germania e came back. Andiamo a scoprirla insieme. Ciao Tiglio e ben ritrovati amici di Motori 360 gradi. Questa volta provo lei, la Volvo V60 T6 Plug-in Hybrid. Per intenderci, l'auto con il cavo. Un percorso di quasi 3.000 km. E adesso saliamo a bordo! 2.700 km in quasi 30 ore. Andiamo ad analizzare un po' quella che è stata la nostra prova dei consumi con la plug-in hybrid Volvo V60 T6. Prima di un lungo viaggio puliamo bene i vetri e facciamo il pieno. Prova consumi! In modalità hybrid, dopo poco meno di 100 km, abbiamo esaurito l'autonomia della batteria. Ma nonostante ciò, i consumi continuano a essere molto contenuti. Entrati in Germania, abbiamo deciso di fare una breve sosta per riprenderci dalle ore di guida, per mangiare qualcosina e per ricaricarla. Ha mangiato anche lei, eh? Situazioni e modalità di guida. L'abbiamo provata anche sulle autostrade tedesche, dove il limite della velocità si alza di molto rispetto al nostro territorio. E considerando il fatto che siamo su una vettura che ha 340 cavalli, dati dal motore benzina di 253 cavalli più il motore elettrico di 87 cavalli, viaggiando con comfort, silenziosità e in sicurezza, abbiamo provato la modalità hybrid e power schiacciando l'acceleratore. Cos'è successo? Si consuma di più rispetto a un diesel. In particolare con il power che abbiamo messo a punto per 500 km autostradali abbiamo registrato un consumo medio di 9,7 km litro. La nostra velocità è sempre stata per questi 500 km oltre i 160 km orari, arrivando anche alla velocità massima di 236 km orari. Abbiamo tenuto giù, come si suol dire, il piede. E lei, la nostra protagonista di viaggio, la Volvo V60, è davvero straordinaria. Non ha dato cenni di imbarcarsi o di fare curve larghe, ma ha sempre dimostrato tanta sicurezza. E non capita spesso di affrontare percorsi tortuosi con queste velocità. Guardate un po', e stanno girando in pista, quasi quasi però io entrerei anche con lei, vediamo se ce lo permettono. Sfortunatamente non abbiamo potuto girare in pista al Nürburgring, ma ci saremmo tolti delle belle soddisfazioni, anche se la vettura avrebbe dimostrato i suoi limiti dati dal peso e assetto. Attendiamo quindi di ritornarci magari con un T8.
Quando si punta il navigatore verso i Paesi Bassi si pensa subito ad Amsterdam, ma noi abbiamo scelto una città diversa, Utrecht, una città universitaria dove ci sono incantevoli canali. La bicicletta non è un optional qui nei Paesi Bassi, ce ne sono veramente tantissime, ma abbiamo notato che ci sono anche molte auto elettriche. Peccato però che non ci sono molte colonnine e stazioni di rifornimento, infatti non siamo riusciti a ricaricare la nostra Volvo V60, quindi ripartiremo con la carica della batteria zero, cosa che può capitare, e quindi vediamo come l'affrontiamo e come andranno i nostri consumi. Utilizzo su territorio svizzero e olandese, dove le velocità consentite sono inferiori alle nostre italiane. Utilizzata in hybrid mode, i consumi sono inferiori a vetture diesel, in quanto subentra molto il fattore elettrico se si riesce ad avere una guida morbida che permette continue ricariche e a bassi consumi elettrici sulle ripartenze, e la macchina in modalità hybrid riesce a fare più di 100 km prima di consumare tutta la batteria. L'utilizzo cittadino, prevalentemente in elettrico, i consumi sono ridotti a zero. Enormi vantaggi in campo economico ed inquinamento. Quindi vantaggiosa rispetto a un diesel di pari dimensioni e potenza. Molto silenziosa e con il comfort che appunto le vetture Volvo offrono, con un assetto morbido giusto per i percorsi cittadini. Ci siamo spinti veramente lontani e siamo arrivati al mare e Paesi Bassi. E anche in Olanda gli diamo una pulitina, pronti a ripartire. Dall'Olanda alla Germania, a Hildesheim, e abbiamo trovato una ricarica per la nostra Volvo V60 totalmente gratuita. Sai che quando si passa da velocità cittadine a velocità autostradali, la sensibilità della macchina è eccellente. L'assetto non è regolabile, ma il settaggio è ottimo, sia per quanto riguarda la tenuta di strada, sia per il comfort di marcia, nonostante il manto autostradale non sia eccellente, soprattutto in determinate autostrade italiane, e di scarsa manutenzione rispetto alle altre strade che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio. Sulla strada del ritorno ai piedi del Bernardino, siamo in Svizzera, abbiamo trovato una ricarica per la nostra Volvo V60, molto semplice e intuitiva. Infatti basta passare la carta di credito, inserire il manopolone e adesso noi andiamo a gustarci un Rossi. Piccola sorpresa per voi, per grandi, per piccini. Decidiamo di percorrere il passo del San Bernardino in modalità hybrid. I consumi sono assolutissimamente inferiori rispetto a un diesel, in quanto in tutti i tratti discendenti la macchina ricaricava. E siamo arrivati in cima al passo del San Bernardino, 2066 metri. Noi però ne abbiamo fatti di più con lei. In tratti in salita utilizzava entrambi i motori. Una guida comunque fluida e molto reattiva che ci ha stupito. Un modo di fare chilometri in totale rilassatezza. Gustarsi il paesaggio che ci circonda senza nessun strattone alla vettura. Siamo rimaste molto entusiaste di questa prova. Questa vettura ha una tecnologia elevata.
e la mette a disposizione per consumare e inquinare meno e per avere una guida più fluida e reattiva. Non abbiamo scelto delle mete europee gettonate, ma delle città intermedie dove sì, abbiamo trovato delle colonnine, ma erano ovviamente occupate da altre vetture elettriche. A punto dolente sono state le ricariche elettriche con le colonnine. Trovarle libere, comprensibili, intuitivi, veloci, in Germania totalmente in tedesco. Le istruzioni sono completamente in tedesco e sono molto complicate con questa app, con il codice QR che non parte subito in automatico. Non con la seconda lingua che potrebbe essere per esempio l'inglese, quella più utilizzata e comprensibile un po' a tutti. I costi variavano, addirittura in Olanda erano molto superiori rispetto alla Germania. L'auto forse meriterebbe qualche chilometro in più di autonomia nell'elettrico, ma noi siamo fiduciosi e attendiamo comunque la full electric di Volvo e sicuramente Volvo starà già pensando a una rete che possa essere messa a disposizione non solamente per le proprie vetture ma anche per gli altri, come ha fatto un po' con le cinture di sicurezza. E cose così potrebbero veramente funzionare e l'elettrico potrebbe diventare presto una realtà cercata e ricercata un po' da tutti. Un bacio da Silvia e ci vediamo con la prossima prova. Ciao a tutti! Ed eccoci alla nostra prova bagagliaio. Beh, in effetti qua ce ne stanno due di Silviette, anche con i cavi. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Per chi ha tutto sotto controllo e vive le grandi emozioni. Per chi ha trovato la sua strada e ora sa come divertirsi. Nuova Suzuki Vitara. Drive for fun. Tua da 17.900 euro con tutto di serie. Suzuki. Con Renault Zoe ricarichi semplicemente e sei libero di goderti tutta la città. Libero di raggiungere tutti i tuoi amici, anche in centro. Libero di trovare un po' di relax e continuare ancora a sorprenderti alla guida. Renault Zoe, 100% elettrica. Bene, avete visto la simpatia di Silvia Terraneo, hai capito Ale, tu cerchi piloti giovani, io cerco colleghi giovani, e d'altronde ognuno nella vita fa le sue scelte. Giusto. L'importante è che siano simpatici, vincenti e che siano appassionati come Luana Vollero e Silvia Terraneo. A proposito, io ne approfitto della tua presenza perché la settimana scorsa abbiamo accennato al discorso della Formula 1, ormai è partita. In maniera monca anche questo appuntamento importante. Quest'anno forse avremo anche tre appuntamenti di Formula 1 in Italia, l'ultimo è quello che hanno scritto i colleghi di Imola. Ma questa Formula 1, come la vedi?
Allora, se parliamo in senso generale, come ho detto recentemente nell'intervista di Autosprint, che tutti possono avere gli appassionati aver letto, è un altro sport rispetto a quello che facevamo noi. Quindi non voglio con questo dire che sia meglio o che sia peggio, è comunque un altro sport, nel senso che non c'entra assolutamente da un punto di vista della guida, delle strategie, del mondo anche, ma sai, comunque è il mondo in generale che è cambiato. Tutto lo sport in generale un po' è cambiato, laddove c'è tanta tecnologia, vedi appunto la Formula 1, è cambiato, diciamo, in proporzione molto di più rispetto agli altri. Quindi cosa dire, non lo so, a me sinceramente non è che appassiona più di tanto il Gran Premio, li guardo se mi capita, se non mi capita non è che divento matto a cercare una TV nei paraggi perché devo vedere per forza di cose la gara. E poi voglio dire, andare forte in automobile è sempre difficile, sicuramente sono dei grandi campioni, sono piloti, chi vince è comunque sempre il migliore, c'è poco da dire, insomma, poi vogliamoci bene. Può essere criticata in bene, criticata in male, ognuno la vede un po' alla propria maniera. Certo è che da un punto di vista del mero appassionato telespettatore seduto in poltrona sul divano a casa, non è che stiamo guardando e vedendo dei grandissimi spettacoli avvincenti che ci tengono inchiodati allo schermo ogni domenica. Quindi magari qualche domanda dovrebbero farsela. Però sai, trovare la soluzione non è neanche facile, perché ha preso ormai, secondo me, una via da un punto di vista anche della tecnologia talmente importante che tornare indietro è impossibile. A proposito, tu sei un team manager. Hai due piloti, hai Alex Bacci e Diego Di Fabio. Alex Bacci finisce il contratto con te, viene contattato da un altro team, sempre nella NASCAR. C'è un pilota emergente, il Leclerc della situazione, che può essere Diego Di Fabio. Come ti comporti? Metti al corrente Alex Bacci delle scelte che fa l'azienda, o ognuno ha la sua macchina, ha i suoi ingegneri, ha il suo team? Tanto per non andare molto lontano, sì. Binotto, c'è Leclerc e Vettel. Vettel ormai saluta i Bacci per una questione meramente economica, perché ci sono stati anche dei tagli, non più di 150 milioni si possono spendere quest'anno la Formula 1, lui ne prendeva 32, e gli ha detto o ti adegui a quello che ti dice la Ferrari o se no grazie, arrivederci. Lui ha detto grazie, arrivederci, però aveva ancora un contratto. Adesso, al di là dell'incidente che ci può stare, a proposito, se il tuo compagno ti taglia la strada, tu cosa gli dici in pesarese? Gliela taglio io la gara dopo. Bene, giusto. Come si può comportare un team manager in queste condizioni? Allora, dire come e spiegare come si può comportare è sempre difficile, perché non voglio sostituirmi a nessuno, ci mancherebbe. Se vogliamo analizzare nello specifico quello che è accaduto nella Ferrari, direi che la gestione Vettel è stata magari un po' che poteva essere gestita un po' meglio, ecco, nel senso che io non credo che sia stato un problema solamente economico, perché lui ha anche dichiarato, Vettel, di potersi anche ridurre lo stipendio, però ha anche dichiarato che nessuno gli ha mai fatto una proposta. Io credo più che la famiglia Todd, che sta supportando il buon Leclerc, che è un bravissimo pilota, un grande campione e avrà un grandissimo futuro, abbia voluto cercare di fare quello che era stato fatto a Vettel a suo tempo alla Red Bull, cioè creare un'armonia in seno al team in modo tale da poter avere Leclerc come prima guida, tant'è vero che hanno preso il buon Sainz, che di buon grado arriverà a fare il secondo pilota, e quello è pacifico. Giustamente non puoi chiedere una cosa del genere a un Vettel che ha vinto 4 mondiali e che prende appunto 32 milioni di euro. Quindi come l'avrei gestita? Beh, sicuramente se volevo questo, magari non avrei detto a Vettel subito, prima ancora di iniziare il campionato, no, tu qua non correrai più. Un po' come era stato fatto dal buon Arriva Bene 2 anni fa o 3, non mi ricordo, quando era stato scaricato Raikkonen il venerdì o il sabato prima della gara, quando partivano in prima fila tutte e due e Vettel aveva ancora possibilità di vincere il mondiale. Cioè, questi mi sembrano veramente dei sbagli da,
ma neanche, ancora di più, non so cosa ci sia prima del principiante, ma va bene principiante. Non classificato. Quindi, non lo so, poi comunque sei la Ferrari, puoi anche permetterti di decidere e di dire quello e nei momenti che vuoi tu, senza dover sottostare a determinate altre regole. Quindi la gestione poteva essere fatta in questa maniera. Poi è stata presa una via, che è questa, di puntare tutto su Leclerc, che speriamo che sia la via buona, non lo so, si vede che sanno cose che noi non sappiamo. Io Vettel non l'avrei mai lasciato, un grande campione. Spero vivamente che riesca a trovare un volante importante e competitivo, perché ridimostrerà a tutti che comunque non è finito, che tutti ne vadano in giro a dire. Perché guidare una macchina nettamente inferiore è sempre difficile ed è facile incappare nell'errore. Lui purtroppo è stato anche sfortunato, però non dimentichiamo che prima di lui anche il buon Alonso e tutti gli altri le loro belle errori li hanno fatti, non hanno vinto dei mondiali neanche loro, però sono degli eroi, mentre lui è passato per quello che è capro espiatorio di tutto quanto. Questo mi dispiace, perché reputo invece che sia, al di là di un grande campione, anche una persona di tutti, sta dimostrando anche caratterialmente una persona coerente perlomeno, e non un pagliaccio come ce ne sono tanti in quell'ambiente. Tra l'altro, corsi e ricorsi, Alonso lasciò il posto a Vettel, adesso Alonso ha portato via il posto a Vettel in Renault, se è vera la storia. Poi lo sapete voi, addetti ai lavori, sei più per Vettel o per Leclerc? Ma diciamo che magari puntare tutto su un giovane può essere buono e non buono, cioè comunque uno di esperienza che ne ha di più bisogna averlo in squadra, non si può puntare tutto su uno che ha alle spalle 2 anni di carriera e basta in Formula 1. Secondo me uno che ha un po' più chilometri e che conosce un po' di più il mondo, bisogna averlo. Difatti, sono parole importantissime. Puoi puntare su un giovane se sei Mercedes, quando hai un secondo o mezzo secondo di vantaggio su tutti gli altri. Allora puoi metterci chiunque lì sopra, come hanno dimostrato, e vincerà. Ma quando sei, in questo caso, con una vettura che sta faticando come la Ferrari, che appunto non sono riusciti negli ultimi anni a costruire, purtroppo ahimè, una vettura competitiva, forse sarebbe meglio affidarla anche alle mani di un esperto, di un pilota che ha magari vissuto anche tante altre tipo di esperienze e che possa magari riuscire a dare anche una mano a uscire, diciamo, da un attimino da questo tunnel tecnico nel quale si sono un po' incastrati. Però io mi faccio anche qualche domanda, tipo come mai i migliori della Ferrari se ne sono andati e sono andati in Mercedes? Tennessee? Questo dovresti chiederlo a loro, non a me. A Binotto arriva bene tutta la banda lì. Tutta la banda, sicuramente. Invece io vi do un dato sicuro, siamo arrivati all'ottava edizione. Di cosa sto parlando? Della nuova Golf, il servizio. Amici di motori a Trecento Santa Gradi di Sky 228, siamo alla concessionaria Mandolini, con noi Antonio Zizzo, un responsabile vendita della concessionaria gruppo Volkswagen. Perché siamo qui? Perché è pronta la nuova Golf 8ª edizione, e chi meglio di chi è l'oste può raccontare com'è il vino, quindi com'è la Golf 8ª edizione? Nuova Golf 8, grandissima novità a partire dalla chiave di nuovissima generazione. E a partire dall'interno, la grandissima novità proprio parte dall'interno, con il doppio display touch e l'InfoActive display, che è di nuovissima generazione. All'interno i comandi possono essere fatti direttamente dallo schermo touch, e anche la gestione del clima può essere fatta tutta tramite lo schermo di nuovissima generazione. Grandissima novità anche sul design del volante, che rispetto alla Golf 7 precedente edizione è cambiato anche a livello di stile e di design. La grandissima novità da tenere in considerazione è anche sul cambio, che non è più meccanico ma è elettronico. Quindi all'interno del cambio DSG, se noi acquisteremo una vettura con cambio DSG, abbiamo il cursore che è elettronico, come ben potete vedere.
Grandissima novità, come dicevamo poco fa, anche sullo schermo, che è completamente touch, dove posso andare a interagire sul discorso della navigazione, andare sulla climatizzazione, completamente tutto touch. Motorizzazioni disponibili su Golf 8, partiamo da una motorizzazione 1000 3 cilindri da 115 cavalli fino a salire a un 1500 130 cavalli con cambio manuale e poi andiamo sulla nuovissima 1500 ETSI cambio DSG da 150 cavalli. Per quanto riguarda il diesel abbiamo invece un 2000 4 cilindri 115 cavalli con cambio manuale e il 2000 DSG da 150 cavalli esclusivamente con il cambio DSG automatico. Per quanto riguarda la nuovissima motorizzazione ETSI abbiamo a disposizione un 1500 ETSI da 150 cavalli dove fondamentalmente abbiamo un motorino da 48 volts che è allocato sotto il sedile del passeggero che questo ti permette nelle fasi di veleggiamento oltre che veleggiare e andare in folle mi permette anche di mantenere una velocità costante. Questo va a ridurre i consumi notevolmente e mi mantiene una media all'incirca che varia dai 20 ai 23 km al litro. Allora Antonio, tu hai usato il termine veleggiamento. Veleggiamento vuol dire l'uso dell'acceleratore per l'ibrido. Ma per la signora Maria che è da casa che non sa, magari pensa, no, adesso siamo nel campo nautico, no? Siamo sempre con la Golf 8ª edizione, cosa vuol dire? Fondamentalmente cosa vuol dire? Nel momento in cui io rilascio il pedale dell'acceleratore nel precedente modello che cosa succedeva? La vettura andava in folle e questo permetteva di veleggiare. Con questo motorino da 48 volts, oltre che veleggiare, la vettura mantiene anche una velocità costante. Quindi c'è una velocità costante, un recupero energetico e una diminuzione dei consumi. Esatto, assolutamente. Bene, abbiamo parlato di motorizzazioni, tu hai parlato di 1000, quindi un 3 cilindri, invece un 1500? Il 1500 è un 4 cilindri in linea con una 1500 di cilindrata e un cambio doppia frizione a 7 rapporti DSG. I consumi? Allora, i consumi si apprestano all'incirca dai 20 ai 23 km al litro, ho avuto la possibilità di utilizzarla e i consumi, meno male, si aggirano su questi. Voi telespettatori vi rivolgete alla concessionaria Mandolini, troverete persone come l'amico Antonio, esperti che vi illustreranno la vettura. Adesso dalla teoria alla pratica, cioè con l'amico Mario, andiamo a testare questa Golf 8ª edizione sul territorio bresciano, nel nostro territorio variegato, laghi, monti, montagna, quindi metteremo la frusta. A proposito, quanti cavalli sono? 150. Bene. 150 cavalli, che dire, il top di gamma. A tra poco. Con la Golf 8 si è connessi con il mondo, vivi al massimo e godi ogni momento della tua vita sulla Golf 8, inconfondibile a prima vista, rivoluzionaria a bordo. Golf 8 apre la strada a una nuova esperienza di guida, digitale, intelligente e connessa. Il suo DNA, unico incontro alla tecnologia più evoluta di sempre per ridefinire nuovamente gli elevati standard della sua categoria. Un concetto di luce intelligente e un design dinamico moderno arricchito nel frontale e proiettori LED di serie, con i fari Light Matrix a LED con regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic Light Assist. I singoli elementi LED si attivano e si disattivano in modo mirato per ottenere massima visibilità senza abbagliare gli altri. Durante il viaggio si può creare l'atmosfera ideale scegliendo tra le 32 diversità di tonalità di illuminazione interna grazie al Natural Voice Control. Impara a riconoscere la voce del guidatore. Ogni desiderio è un ordine. Con Y-Connect si è al centro di una rete di servizi online on demand che permettono di aggiornare e implementare le dotazioni di serie. Per esempio con la Mobile Cape si può tra aprire, chiudere, mettere in moto e condividere la nuova Golf 8 con chi vuoi direttamente dal tuo smartphone. Sicurezza stradale, con la Golf 8 si può sperimentare la guida autonoma di secondo livello con tecnologia Car 2X,
utilizzando l'informazione di altri veicoli, delle infrastrutture dell'ambiente circostante e della segnaletica stradale. Il sistema avverte il guidatore eventuali pericoli o blocchi del traffico e comunica con le altre auto dotate della stessa tecnologia, permettendo maggiore sicurezza sulla strada per tutti. Con la Golf 8 si può vivere il futuro ogni giorno. Oltre alla motorizzazione tradizionale come TSI, Turbo Diesel I, DG, Golf 8 presenta nuove tecnologie ibride. I motori TSI Mild Hybrid in grado di ridurre i consumi e le emissioni. E le ibride con tecnologia plug-in ibride per viaggiare fino al 100% in modalità elettrica. Amici di motori a Trecciano Santa Garani di Sky 228, siamo arrivati al termine di questo nostro giro con la Golf 8ª edizione. L'abbiamo veramente testata in tutte le condizioni del terreno, in montagna, sull'asfalto, sullo sterrato, all'interno delle stradine che ci hanno portato presso le chiese, i castelli. Veramente è stato un giro interessante. Siamo stati con i nostri amici dal CAMA, ci siamo divertiti, abbiamo visto e gustato anche il Parco Sicurtà. Cosa dire, è stata una fine settimana proprio a 360 gradi. Adesso purtroppo dobbiamo ritornare alla concessionaria Mandolini, ma questo è un po' anche il nostro lavoro, tra virgolette, è anche divertimento, e credetemi, mi sono veramente divertito. Due grandi positività: i consumi sono eccezionali. A un certo punto io e Mario ci siamo guardati e ho detto: ma questa macchina non consuma nulla, si autoricarica da sola. E poi la seconda cosa, oltre che la gran comodità, l'affidabilità. Un motore veramente, un 4 cilindri che quando schiacci hai bisogno non ha nessuna riserva. È da comprare. Alla prossima! Bene, come ho chiesto prima ad Alex Bacci, Diego, qual è la tua giornata di preparazione in vista agli appuntamenti poi che andrai a fare nei tuoi campionati? Ma diciamo che io mi alleno tantissimo al simulatore, io sono uno che lo usa davvero davvero tanto, ci spende davvero davvero tanto tempo ad allenarmi su anche l'uso delle tecniche di guida delle vetture a trazione anteriore, che secondo me non sono semplici, sul mantenere il freno, su come modulare il freno. Io mi alleno tantissimo al simulatore e soprattutto quando e se posso anche nella realtà in pista, se c'è qualche test disponibile da andare a farlo e provare la macchina e qualche setup. Qualsiasi tipologia di macchina? Sì. Basta correre, basta avere il film. In macchina è sempre bello stare, io sono di quest'idea, con qualunque cosa. Ale, se riavvolgendo il film della tua vita sportiva, se fossi stato giovane come Alex Bacci e Diego di Fabio, i simulatori, tutti, anche prima Bacci parlava di simulatori, così come anche Diego, voi piloti di ieri, tra virgolette, non sapevate neanche cos'era, la macchina era macchina, i test venivano fatti solo sulla macchina. Beh, sì, poteva esserti di aiuto? O sarebbe stato di aiuto, all'epoca no, perché non c'era, quindi va bene così. Insomma, è chiaro, come dice appunto Diego oggi, è un'opportunità in più, quindi giustamente va sfruttata come tutte le cose, quindi è normale che utilizzino questa opportunità per soprattutto imparare magari delle piste. Adesso ormai i simulatori sono talmente sofisticati che poi anche magari cambiare degli assetti, cioè far cose che prima dovevi fare necessariamente in automobile. Quindi ben venga questa cosa, come dico sempre, insomma, la tecnologia non è poi tutto quel brutto, lo è nella misura in cui dopo, quando vai in auto, chiaramente hai una vettura che è molto più, non facile, ma più semplificata da guidare, ecco, quindi è più facile portare al limite. Poi dopo anche lì ha delle tecniche, richiede delle tecniche diverse da quelle che utilizzavamo noi dal punto di vista della guida. Noi siamo cresciuti con altre metodologie, altre cose, le piste dovevi girarle a piedi per impararle, però è giusto che sia così, ecco, io non è che con questo, anzi, se è un'opportunità per progredire, fare qualcosa in più, ben venga, insomma, non è un problema.
Parlando, ascoltandoti, mi è venuto in mente il nostro amico Mauro Onesti, che ne parlavi la settimana scorsa. Eppur avendo fatto delle grandi gare, e pur conoscendo tutti i tracciati, lui aveva l'abitudine, alla vigilia della gara, di camminare e di memorizzare il tracciato. Mi raccontò quando eravamo su una sera lì alla Malegno Borno, al di là che lui beveva latte, faceva ginnastica, si teneva in allenamento, però allora voi piloti facevate proprio questo, camminavate per memorizzare il tracciato. Non so tu quanto abbia camminato. No, non tanto. No, il primo anno in Formula 1 ne ho fatti un po', perché io venivo da un campionato italiano di Formula 3, quindi non era stato, l'esordio è stato assoluto per me in Formula 1, perché non avevo mai visto i circuiti fuori dall'Italia, quindi ogni circuito era nuovo, ogni domenica, ogni Gran Premio dovevo memorizzarlo, quindi o con le macchine a noleggio quando potevo o a piedi cercavo di impararlo. Però il discorso che dicevi di Mauro è differente, nel senso che nella salita, seppur tu la conosci molto bene, perché la salita è fondamentale conoscere la strada, perché non sono dei circuiti, quindi sono strade normalmente aperte alla circolazione, quindi devi memorizzarla, soprattutto con certe vetture, quando sali a una certa velocità devi sapere non solo dov'è la curva, ma devi conoscere. E quando mi diceva appunto Mauro questa particolarità, poi l'ho capita quando ho fatto la mia prima Malegno Borno col Formula 3000, devi sapere dove c'è il tombino, la buca da schivare o quant'altro, non solo la curva quella devi chiudere gli occhi e fare il circuito a memoria, sapendo anche già le marce. Queste sono state delle cose che mi sono rimaste impresse e difatti ho utilizzato quando ho avuto l'opportunità di fare io le cronoscalate. Ma soprattutto uso fare questa ispezione, diciamo, prima di qualsiasi prova che tu hai opportunità di fare nella cronoscalata, per vedere la condizione della strada in quel momento, perché non è che cammini per memorizzare il circuito, quello lo conosci già, ma tu vai a ispezionare curva per curva, esatto, perché tu sai bene che la gara in pista, vabbè, ci passi 50 volte da quella curva, bene o male è quella, poi può cambiare magari la condizione, ma più o meno, a meno che, e poi ci sono le segnalazioni, quant'altro. Gara in salita, tu parti e arrivi in cima e devi sapere che cosa c'è in quel momento, quindi quello che fai è un po' anche come nei rally col ricognitore. Il ricognitore ti dice, no, la situazione della prova speciale, come al Monte Carlo, per dire, e nella salita è così, quindi non hai un ricognitore, ci sei tu, vai. Lui la faceva a piedi, perché comunque era un fissato appunto anche salutista e quant'altro, io magari la faccio piano con la macchina per non faticare ulteriormente, però spesso e volentieri, insomma, fai tanti passaggi per vedere proprio la condizione anche fino all'ultimo, che magari qualche pubblico anche abbia buttato qualcosa, ci sia dell'acqua o qualcos'altro, ecco, questo è particolare delle cronoscalate. Abbiamo parlato di Ale Scaffi, pilota, organizzatore, professionista, mi sono dimenticato, lui è anche istruttore, è stato istruttore alla Subaru di scuola di guida, sempre insieme all'amico Mauro. Io ho avuto il piacere di salire in macchina con lui, a un certo punto c'è stato il classico cambio da professore a rimbambito. È stato bello fare 3 o 4 giri e alla fine mi ha detto una grande frase che mi è rimasta nel cuore. Le tue non sono traiettorie, sono trattorie. Attilio Tantini è il re delle trattorie, non delle, esatto, traiettorie. Però ognuno ha il proprio regno, è giusto, esatto, che sia così. E l'importante è essere re di qualcosa, di un regno, no? Giustamente. Quindi. Ami la cucina? Sì, diciamo che io sono uno che non si tira mai indietro quando c'è qualcosa da mangiare. E a proposito, parlavamo prima con Ale, che sono grandi piloti come Mauro Onesti e altri, tu sei uno che anche tu va a studiare il percorso, la pista, o... Ma io ne parlavo prima, a me piace un sacco fare il giro della pista a piedi, io se non lo faccio il giovedì non sto bene, sto male. Una cosa che non faccio, devo fare per forza, che sia a piedi, in bici, lo faccio con altri piloti, il cordolo che magari è un po' sbeccato e può tagliare una gomma, tante cose, tante piccole cose che vedi a piedi e non vedi in macchina. Vedi, è già indice di professionalità. Beh, giusto, è l'attitudine giusta, direi, quindi anche se
hanno questa opportunità, come Diego diceva prima, di utilizzare tanto il simulatore, però il simulatore, sai, ti dà una situazione non reale, ma soprattutto una situazione perfetta da un punto di vista soprattutto della pista. Sì, ti dà un'idea, un'idea. Sì. Intanto arrivi lì con un'idea, esatto, e poi magari la perfezioni. Il cordolo sbeccato nel simulatore non c'è, quindi lo puoi vedere solamente facendo il giro a piedi, un po' come infatti appunto... Infatti ho colpito anche a me il cordolo sbeccato. Vuol dire che lì non ti puoi appoggiare perché rischi... No, se vai dentro con la gomma e risali con la spalla, la gomma si taglia e rimani i piedi. E fai la felicità di Yokohama. Due secondi di pubblicità, siamo arrivati al termine di questa puntata estiva. Ci sarà un cambio all'interno del Museo Mille Miglia perché, come accennato Ale Scaffi, a fine anno nella squadra corse Angelo Caffi ci sarà un avvicendamento. Si parlerà al femminile e sapete che noi al femminile siamo molto sensibili. Io ringrazio Ale Scaffi di il suo intervento. Grazie a voi. Sai che Ale è casa tua, quando vuoi venire. Io ti invidio perché abiti a Monte Carlo, invece abito al villaggio Ferrari, però c'è un qualcosa... Potresti venire a fare una puntata a Monte Carlo, ti ospiterò a casa mia. Bene. In puntata 360 gradi a Monte Carlo. Benissimo. Lì faremo anche qualcos'altro. Io farò da mangiare, si fa per dire. Diego, sei un pilota simpatico, veloce, di peso in tutti i sensi, e ti seguiremo con piacere e poi seguiremo con l'amico Ale e la Barbara le tue lotte, tra virgolette, le tue sportellate con la Ciresi Sport della famiglia, come si chiamano? Abate. Ah, non a bagnare. Va bene, non andate via, ultima coda dalla puntata. Nanni Nember, dal 1967, punto di riferimento a Brescia e provincia nel mondo delle quattro ruote. Una grande storia, fatta di passione, dedizione, professionalità e competenza per i marchi BMW e Mini. Non una semplice concessionaria, bensì un fornitore di servizi di mobilità a 360 gradi. Bene amici di Motori a 360 gradi di Sky 228, siamo arrivati al termine di questa puntata veramente interessante. Avete visto Alex che ci ha portato i campioni futuri della squadra corse Angelo Caffi e Alex Caffi Motorsport. Abbiamo detto che a fine anno ci sarà un avvicendamento nella squadra corse Angelo Caffi. L'attuale presidente Michele Caffi, dopo anni di sostegno del sodalizio di Caffi, lascia la presidenza. Come mai? Esatto, ma fine di un ciclo si può dire magari. Sei giovanissimo. Un anno di presidenza, comunque anche per far entrare all'interno della squadra, delle cose di famiglia, mia cugina, abbiamo deciso di passare il testimone e di far entrare anche lei a far parte della squadra. Bene, quota rosa all'interno della squadra corse Angelo Caffi. Andiamo a conoscere la presidentessa
Benedetta Marelli, che tra l'altro, se non sbaglio, sei nipote di Ale Scalzo. Esatto. Quindi tutto in famiglia, tutto come diceva Michele. Rimane tutto in famiglia. Raccogli il testimone, un testimone impegnativo, un sodalizio impegnativo, perché tanti sono gli appassionati e critici di tutto quello che avviene nel mondo delle auto, quindi oneroso il tuo impegno. Esatto, infatti per me è davvero un onore portare avanti il nome della mia famiglia, quindi entrare a far parte anch'io della squadra corse, di tutto quello che riguarda comunque il mondo dei motori, quindi è veramente un impegno importante e speriamo di portarlo a termine in maniera efficiente. Ti vedremo col casco e tutta? Ma dubito quello. Con lo zio così bravo, importante, maestro. Però mai dire mai, mai dire mai. Sicuramente il consigliolo te lo troverà. Bene, questo finisce con la bellezza e il sorriso di Benedetta. Questo appuntamento estivo. Noi ci vediamo a settembre, vedremo delle puntate che saranno delle repliche, perché ci hanno chiesto delle repliche, anche perché, ragazzi, io vorrei andare anche in ferie. Questo è il vero motivo, l'appuntamento è a settembre con grandi impegni e con grosse novità. Grazie e buona estate a tutti.